La tematica dell'amore è affrontata molto bene dalla filosofia ed è affrontata molto accuratamente, soprattutto dalla filosofia platonica, in un'opera fondamentale che Platone scrive, che è il Simposio. Nel Simposio Platone ci parla degli amanti come due esseri che vanno uno alla ricerca dell'altro, ma non è una ricerca, diciamo, che riguarda il rapporto carnale tra gli amanti, perché, diciamo, il rapporto carnale è un qualcosa è un qualcosa di immediato e di temporaneo. Gli amanti vanno alla ricerca dell'altro in maniera costante, quindi in maniera quasi continuativa. Quindi non è un rapporto, non vanno alla ricerca dell'altro per rapportarsi solo dal punto di vista dei piaceri della carne, ma perché hanno cose da dire che non riescono a dire, dice Platone. Quindi è un linguaggio, nell'amore si ha un linguaggio del tutto enigmatico, misterioso, che non ha quindi, essendo enigmatico e misterioso, non ha niente a che vedere con la ragione, con il linguaggio razionale che noi nella vita quotidiana utilizziamo. Quindi è un altro linguaggio, un linguaggio che se non è razionale appartiene a quella parte di noi che non è razionale, che quindi chiamiamo irrazionale, che Platone definiva follia. La follia, dice Platone, appartiene agli dèi, perché gli dèi sono coloro che sono al di fuori dello spazio e del tempo. Nel mondo degli dèi non esiste una dimensione temporale né una dimensione spaziale, quindi non esistono regole, non esistono principi. Soprattutto non esistono quei principi che riguardano la ragione. La ragione, è inserita nello spazio e nel tempo. Gli dèi sono fuori dallo spazio e nel tempo. Nella ragione ci sono dei principi, soprattutto due, ne cita Platone, che sono il principio di identità e di non contraddizione, che mi dice che una cosa è quella cosa lì e non può essere altro. E poi c'è, diciamo, il principio di causalità che ci dice che una cosa segue l'altra. Quindi nel mondo degli dèi questi due principi vengono meno, perché il Dio può essere una cosa e contemporaneamente il suo opposto. Il Dio non rispetta il principio nemmeno di identità, perché il Dio può trasformarsi anche in animali, in elementi naturali, eccetera, e non rispetta nemmeno il principio di causalità, perché nel mondo degli dèi gli effetti possono anticipare le cause. Vediamo come questa follia appartenga anche ai nostri sogni. Anche nei sogni noi abbiamo, diciamo, non abbiamo più questi due principi, né questi tre principi, né quello di identità, né quello di causalità. Questi due principi, insomma, identità e non contraddizione, il principio di causalità. Vediamo che nei sogni un uomo può trasformarsi in un altro, gli effetti possono anticipare le cause, tutto è stravolto, anche il tempo e lo spazio. Quindi questa parte folle che appartiene agli dèi appartiene anche a noi. E amore che cos'è? Amore è il mediatore, dice Platone, tra il mondo dell'uomo e il mondo degli dèi. Se noi veniamo fuori da questo linguaggio mitologico, significa che amore è l'intermediario tra la nostra parte razionale e la nostra parte folle. Allora, che cosa vuol dire? Che amore è contaminato dalla nostra parte folle e traduce questa parte folle alla ragione e viceversa. Quindi gli amanti che cosa fanno? Gli amanti, io amo quella persona perché quella persona riesce a intercettare la mia follia, e attraverso la mia follia io conosco, quindi arrivo ad assaporare anch'io la mia stessa follia, e attraverso la fiducia che ho dell'altro poi riesco ad emergere. Quindi amore ci trasforma, perché attraverso la conoscenza della nostra parte più vera, più profonda, più abissale di noi stessi, attraverso questa conoscenza stessa contamina la nostra parte razionale e quindi ci cambia, ci modifica. Infatti, dice Platone, amore è maieutico, amore ci trasforma, ci cambia, perché contamina la nostra razionalità attraverso la follia. Straordinario questo concetto, proprio per farci capire che il rapporto d'amore e le cose d'amore ci modificano e ci cambiano, sia che il rapporto d'amore è un rapporto sofferente e doloroso, sia che il rapporto d'amore sia un rapporto, diciamo, gioioso. Comunque sia ci modifica, perché amore è mediatore tra la nostra parte folle e la nostra parte razionale, quindi contamina la nostra parte razionale, la nostra personalità, il nostro io. È contaminato, diciamo, attraverso l'amore dalla follia. Straordinario,
Spero che, diciamo, sono stato breve, sintetico, ma soprattutto puntuale nell'argomentazione sull'amore. A presto.